Venerdì 1 dicembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. In questa prima pagina per vedere i principali fatti in evidenza dall'Umbria. E allora c'è il Covid che fa segnare numerosi casi, nessuno in realtà particolarmente grave, ma l'attenzione insomma comincia ad essere un po' più alta della normalità. E poi parliamo della stazione di Media Etruria, perché alla fine c'è stata la scelta da parte di RFI, ovvero della rete ferroviaria italiana, si farà a Creti, in provincia di Siena. E ancora parleremo di sicurezza, perché in particolare da Perugia gli operatori del centro storico chiedono che si alzi il livello di sicurezza dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto colpite alcune attività. E poi parleremo di Falsari, parleremo di molti altri argomenti, non ultimo Umbria Jazz, che conferma la presenza per il 2024 in Umbria di Lenny Kravitz. Andiamo a vedere alcune delle notizie in primo piano, lo facciamo con il Corriere dell'Umbria, che proprio sul Covid titola: il Covid rialza la testa, nessun caso particolarmente grave, ma si moltiplicano i contagi anche in Umbria e aumentano i ricoveri. A Città di Castello, in casa nasconde 22.000 euro falsi, tradito da una piadina. E poi la fotonotizia che ci porta a parlare di Umbria Jazz, dunque è ufficiale: Lenny Kravitz torna finalmente in Italia dopo una lunga assenza. Il 13 luglio sarà ospite a Umbria Jazz. E ancora dal quotidiano del Corriere, da Terni: piano assunzioni da 59 unità a tempo indeterminato in comune. A Foligno Barbanera presenta il calendario, l'edizione 2024. E poi prezzi dei carburanti poco chiari, la finanza multa 78 benzinai. Andiamo alla Nazione, il suo dorso regionale, come vedete l'apertura dedicata a Medio Etruria. RFI ha scelto Creti, una stazione dell'alta velocità alle porte dell'Umbria. Palazzo Donini soddisfatto. La fotonotizia è quella di Lenny Kravitz a Umbria Jazz il prossimo 13 luglio all'Arena di Santa Giuliana. E poi SOS commercianti, siamo a Perugia, è emergenza crimine, il prefetto ci aiuti. A Terni, botte alla figlia e alla moglie disabile, divieto di avvicinamento per un uomo. Ancora nel dettaglio dal quotidiano La Nazione: Città di Castello, banconote false, spaccia 20 euro ma a casa ne ha ben 22.000. Ad Assisi sono stati ricoverati, mangiavano funghi, due giovani restano intossicati. Attenzione che i funghi siano sempre di ottima qualità. E poi imposte comunali sui perugini avranno un peso da 713 euro a testa. A Terni, boom della droga, sempre più famiglie denunciano i propri figli. Forza Nuova verso Orvieto, ora è bufera, no all'assemblea. Andiamo al dorso regionale del Messaggero: prezzi dei carburanti, uno su cinque è irregolare, la Guardia di Finanza porta avanti dei controlli in oltre 500 distributori. A Terni, botte a madre e figlia, allontanato dai militari. Parliamo ancora purtroppo di casi di violenza domestica. A Natale dateci un centro sicuro, qui siamo a Perugia con gli esercenti che dopo gli assalti alle boutique in vista dello shopping natalizio chiedono al prefetto più controlli e presenza di agenti. E poi un evento raro per l'Umbria: è stato salvato un grifone, è sceso perché sfinito dal maltempo, è stato recuperato da un veterinario. Lo vedete in questa foto, lo vedremo con più dettaglio anche nelle pagine di cronaca locale. Poi a Perugia, traffico in tilt, rischia il parto in galleria. È accaduto ieri pomeriggio, una neomamma insomma che ha rischiato davvero di partorire sul raccordo della Perugia Bettolle. Andiamo nel dettaglio a vedere le pagine di interesse regionale, questa è La Nazione. Distributori al setaccio, comunicazione dei prezzi non in regola nel 16% dei casi. La Guardia di Finanza ha portato avanti 480 verifiche e 78 gli impianti che sono trovati fuori legge, cioè che non avevano la comunicazione dei prezzi. Non sono state però registrate truffe sulla quantità di carburante
parte erogata. E poi questa storia appunto di cronaca bloccata nel traffico sul raccordo rischia di partorire in macchina. Gli agenti della Volante alla fine hanno scortato la macchina di questa signora al Santa Maria della Misericordia. Un'altra donna invece ha dato alla luce il figlio in ambulanza. Il traffico era bloccato a causa di un incidente stradale. E poi ancora per il quotidiano La Nazione, le sue pagine di interesse regionale, sicurezza nei centri storici, i commercianti sono preoccupati nel mirino del crimine, incontro in prefettura chiesto da Confcommercio dopo gli ultimi episodi che si sono verificati a Perugia. Mencaroni, il presidente di Confcommercio, dice la presenza delle forze dell'ordine è un valido deterrente. Intanto il tenente colonnello Morra saluta, alla guida ora del reparto operativo provinciale dei Carabinieri c'è Laurito. Andiamo avanti, andiamo sempre a parlare delle pagine di interesse regionale, anche se qui il focus è su Perugia. Quanto pesano le imposte comunali nel 2024, dice La Nazione, i perugini pagheranno 713 euro a testa. E poi la notizia che è giunta ieri, la stazione di Medio Etruria, rete ferroviaria italiana, ha scelto Creti, ovvero la provincia di Siena, una soluzione ritenuta migliore. Palazzo Donini è soddisfatto, il primo obiettivo, dice Palazzo Donini, è stato brillantemente conseguito, si può realizzare un sogno, ovvero quello di poter accedere alla linea dell'alta velocità da cui l'Umbria fu esclusa. Andiamo avanti con le pagine di interesse regionale, questo è il Corriere dell'Umbria che continua la sua inchiesta sul patrimonio storico-artistico salvato, recuperato grazie ai fondi di Art Bonus. Qui siamo a Narni, Narni sotterranea da premio nazionale, pronti a Pasqua ai lavori nell'ex convento e alla chiesa di San Domenico. Il bene ha conquistato il podio nel concorso Art Bonus 2023. Nella foto vedete in particolare la parte di Narni sotterranea relativa alla antica chiesa di San Michele, che è davvero un piccolo gioiello, tutto da visitare. A Perugia, la Perugia è certamente in termini di Art Bonus la regina di donazioni, deliberati gli interventi per altri 5 anni, raccolta chiusa per il restauro dell'affresco di Castel d'Arno. Andiamo a parlare di Covid con il Corriere dell'Umbria, perché rialza la testa, sono 141 i ricoveri, raddoppiati rispetto a 2 mesi fa. Poco più di 15.000 gli immunizzati. D'Angelo dice che la vaccinazione è sempre consigliata davanti a un virus che riprende. Intanto oggi è la giornata mondiale per la lotta all'AIDS, nel 2023 sono 45 i nuovi casi di HIV. Andiamo avanti e parliamo di gastronomia, premiati i formaggi eccellenti dell'Umbria alla cerimonia nella sede della Camera di Commercio, il presidente Mencaroni, lavoriamo per la DOP. Ancora andiamo al Messaggero, mercato del lavoro e assunzioni, un posto su due resta vacante. Questo è il focus sul mondo delle attività, occupazione in buon recupero, ma cresce anche la precarietà. E poi parliamo di università alla Stranieri, una sfida nel segno delle scienze e della sostenibilità. Parla un docente di fisica, di tecnica ambientale a Asdrubali, le priorità valorizzare il patrimonio dell'Ateneo. Ancora dal Messaggero, la storia bellissima di questo rapace, salvato un grifone sceso in Umbria perché fiaccato dal maltempo. Il rapace è stato recuperato nella zona umida del lago Trasimeno. Si tratta di un esemplare adulto in uno stato di allarmante difficoltà. Lo vedete in questa foto, è stato portato
al centro di recupero, dove viene curato per poi tornare appena possibile in piena libertà. Questo per le pagine di interesse regionale. Andiamo nel dettaglio allora a vedere alcuni dei singoli quotidiani, partendo dal Corriere dell'Umbria e andando nei singoli territori. Siamo a Perugia, traffico in tilt, in 10 finiscono al pronto soccorso, in particolare il ribaltamento di un furgone mercoledì ha causato criticità e incidenti in tutta la città. Prezzi della benzina, 78 sanzioni, la finanza ha effettuato controlli a campione su 480 distributori di carburante. E ancora, reparto operativo di Perugia, Morra passa il testimone a Laurito. Serve un centro più sicuro, lo dicono i commercianti a Perugia, potenziare gli agenti e più telecamere per arginare la microcriminalità, soprattutto in vista dello shopping natalizio. Al Volta lezione gioco intanto sul tema della cybersicurezza. Un QR code per 62 microcittà. A Perugia è andato il premio smartphone d'oro per la realizzazione del Digital Twin. Con il progetto Gemello Digitale, creata la rappresentazione cartacea e web di 11 aree comunali. E poi andiamo ancora avanti, parliamo dell'Università degli Stranieri, stipendi tagliati ma non a tutti. Il CDA ha deliberato di non corrispondere ai dipendenti l'indennità di lingua 2023. Il sindacato della CGIL nella seduta dice sono stati approvati aumenti però per rettore ed altre cariche. Tornano anche le pigotte dell'Unicef con banchetti in vendita al Santa Maria della Misericordia. E poi andiamo nell'area del lago, pesca pronti 50.000 euro per il sostegno e lo sviluppo, i fondi in arrivo dalla regione. In alto parliamo dell'albero di Natale a Castiglione del Lago sull'Acqua, fervono i preparativi per la sua accensione. A Castiglione ancora l'ultimo libro di Paolo Giulierini, ospite a Narrazioni. Andiamo avanti, ci spostiamo di territorio, andiamo a Todi, ponte riapre dopo 40 anni, cerimonia il 16 dicembre alle 15.30 per il Bailey sul fiume Tevere tra Ponte Rio e Pian di San Martino. Ad Assisi un congresso internazionale al Serafico sul tema delle neuroscienze. A Marciano, elezioni 2024, nasce un'altra coalizione civica con 4 liste. Azione Tempi Nuovi getta le basi per una unione con varie forze e lancia l'appello a ulteriori aggregazioni. A Gubbio la città sarà protagonista sulla Rai, in particolare sul TG2, per raccontare l'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo, attesa per il 7 dicembre. A Gualdo Tadino chiesto un consiglio aperto sulla vicenda della Saxa con le opposizioni che sono preoccupate. E poi sempre da Gualdo c'è il premio Roccaflea, domani si svelano i vincitori. Ancora andiamo in Alto Tevere, a Città di Castello, con uno scontrino di 9 euro ne vince 25.000 e poi presentati gli eventi natalizi, 200 iniziative in occasione delle feste di Natale. In casa ha 22.000 euro di banconote false, viene denunciato, i carabinieri hanno smascherato un uomo di 43 anni, vi racconteremo nel dettaglio tutto nella nostra rassegna delle 7.30. E poi un parco giochi alla Muzzibetti, la proposta del gruppo PD in consiglio comunale per avvicinare le famiglie agli anziani ospiti della struttura. Ci spostiamo, andiamo ad Umbertide, scuola di Berna, ok ai lavori, firmato il contratto per il miglioramento del plesso nel 2024, l'assessore Villarini dice continua così il nostro impegno. E poi andiamo nel territorio di Foligno con un ladro che è stato inseguito e arrestato dalla polizia. È un 34enne che ha rubato un'auto. Svincolo verso la riapertura, parliamo di Foligno Nord. ANAS fa sapere che gli interventi saranno completati entro la prossima settimana. E poi
Ancora da Foligno, Sportella Marini, l'asilo nido diventa una realtà. Progetto esecutivo per realizzare la struttura, lavori al via per 994.000 euro. Anche la diocesi prepara gli eventi di avvicinamento al Natale e poi cena con i piatti dei supereroi, una iniziativa di beneficenza promossa dall'associazione Penso Positivo by Tommaso, è organizzata per questa sera. Andiamo a Spoleto, sipario, restauro approvato, individuati dal comune 60.000 euro per intervenire sull'opera del Teatro Nuovo. E poi ancora con Natale di cura, il dono diventa un aiuto per chi soffre, decorazioni per sostenere l'assistenza ai malati gravi. Via libera per il Sacro Cuore, siamo sempre a Spoleto, la sovrintendenza ha dato parere favorevole per gli interventi di recupero della chiesa e poi 12 mesi per raccontare la speranza, ha presentato questa mattina un calendario realizzato dagli ospiti dell'Istituto Bonili. Ci trasferiamo nel territorio di Terni dove per il settore vigili ci saranno 59 assunzioni in 3 anni. Nel nuovo piano il comune punta infatti al potenziamento della polizia locale. Rinvio dell'assemblea sì, ASM e Umbria 2 non hanno votato, il presidente Orsini nessun pronunciamento e poi multe incasso previsto da oltre 7 milioni ogni anno, Palazzo Spada stima di incrementare su questo fronte gli introiti. Ancora centrodestra schierato contro la delibera sulle luci pubbliche, Lega e Fratelli d'Italia applaudono al rinvio della decisione di togliere la gestione all'ASM e poi violenze su moglie e figlia. Purtroppo ancora una volta leggiamo questi titoli, divieto di avvicinamento a Terni per un 57enne che sperperava i soldi della pensione della donna in alcol e droga, accertata una lunga serie di maltrattamenti, la ragazza, cioè la figlia, colpita anche da una testata al volto. E poi ancora si scende in piazza per la ZTL a Terni, domani alle 10.30 protesta contro la sperimentazione dell'apertura disposta dal Comune, un'iniziativa di PD, 5 Stelle, Socialisti, Alleanza Verdi Sinistra e Innovare per Terni. Ancora siamo a Narni, controlli sulla qualità dell'aria, il monitoraggio dell'inquinamento con una centralina vicino alla scuola dell'infanzia di San Bernardo. E poi ad Amelia è stato donato materiale per i servizi sanitari, ancora andiamo ad Orvieto, una nuova scuola in 463 giorni, consegnati i lavori di demolizione e ricostruzione della Collodi di Sferracavallo per oltre 1 milione di euro. Questo era il Corriere, andiamo alle pagine della Nazione per vedere nel dettaglio gli argomenti in primo piano, in particolare vedremo si parte da Perugia, il tempo di aprire le pagine locali, eccolo qua, Perugia città innovativa, arriva il gemello digitale, grazie a questo strumento high tech sarà più facile amministrare e pianificare, Giottoli ha detto, un portale completo del territorio a vantaggio anche dei cittadini. L'Umbria dei formaggi, i migliori sono stati premiati dalla Camera di Commercio e poi siamo nel territorio di Castiglione del Lago, il garage della droga, chiesta la condanna per 6 degli imputati, 10 anni per colui che è ritenuto il capo, 5 ai sodali, processo con rito abbreviato, il tutto relativo ad un fatto che aveva portato a sequestrare mezzo quintale di hashish in un garage appunto di Castiglione del Lago. A Magione come una piuma, anteprima del documentario su Francesca Cesarini, ad Assisi mangiano funghi, rimangono intossicati, 2 giovani accusano malori, soccorsi e portati in ospedale. L'aeroporto adesso vola, ma non tutti sono felici. Alcuni residenti a Ospedalicchio parlano di inquinamento acustico e chimico che stanno modificando la vita degli abitanti della zona. Siamo nel territorio di Gubbio, la maggioranza perde pezzi, 3 consiglieri comunali passano al gruppo misto, sono Martinelli, Minelli e Brunetti. Gubbio super lavoro per i vigili del fuoco con 3 interventi in poche ore e poi a Gualdo Tadino
Si estende il porta a porta, Pieve di Compresseto e Poggio Sant'Ercolano. Siamo in Alto Tevere con Paga la piadina con soldi falsi. Viene scoperto un 43enne che distribuiva banconote contraffatte. Lotteria degli scontrini a Città di Castello hanno vinto 25.000 euro. E poi gli eventi natalizi. Ancora dal quotidiano La Nazione, siamo a Foligno, c'è il nuovo comandante della stradale, Simonetta Daidona. Daidone, capo della polizia locale, l'attuale dirigente della stradale, assumerà l'incarico per 3 anni, 40 i candidati esaminati dalla commissione. A Spoleto, caso Ase, sit-in davanti al comune, la municipalizzata cerca di certezze. 40 lavoratori chiedono da mesi lumi sul futuro, per 20 contratti in scadenza non c'è attualmente nessuna garanzia. E a Terni, droga, genitori denunciano i figli, le famiglie sono ormai devastate. Un nuovo drammatico fenomeno emergente, cocaina, crack ed alcol colpiscono la fascia 16-20 anni. Orvieto, protesta per l'arrivo di Forza Nuova, appelli al ministro e al prefetto. Verini del PD incalza Piantedosi, Piccolotti di Verdi Sinistra chiede di impedire la riunione dei dirigenti ad Orvieto. Questo per le pagine della Nazione, andiamo rapidamente a vedere quelle del Messaggero relative al territorio dell'Umbria, in particolare da Perugia, i maxibus elettrici. Ecco i maxibus elettrici, c'è l'intesa per la fornitura. I nuovi mezzi saranno snodati, lunghi 18 metri per 160 passeggeri, previste 22 stazioni lungo la linea tra Castel del Piano e Fontivegge. Assalti alle boutique, siamo sempre a Perugia, summit dal prefetto, incontro tra Gradone, i rappresentanti di Confcommercio, i vertici delle forze dell'ordine, più controlli in centro. Prezzi dei carburanti, un distributore su 5 è irregolare, questo risulta dai supercontrolli della Guardia di Finanza. Ad Assisi, madri singole ed imprenditori, SOS Usura, questo è uscito fuori da un incontro che ha visto sottoscrivere un patto tra Comune e Fondazione contro l'usura. Gubbio, Stirati perde altre 3 pezzi, ipotesi PD e 5 Stelle in suo soccorso. E poi, ora è ufficiale, Umbria Jazz avrà Lenny Kravitz. La lunga attesa è terminata, sarà al Santa Giuliana per Umbria Jazz il 13 luglio. Torna il grande Babbo Natale sul treno della solidarietà, siamo a Foligno. Domenica alla stazione si ripete la raccolta di doni per i bisognosi, un momento importante per capire cosa significa aiutare gli altri. A Spoleto, Ase, si naviga a vista, lavoratori in piazza, presidio promosso per lunedì, amarezza per l'indifferenza mostrata, incognite sul piano industriale, assunzione e servizi. E poi siamo a Terni, botte a moglie e figli, allontanato da casa, violenze continue da parte di un 57enne contro le due donne che hanno trovato il coraggio di reagire. La mamma disabile sulla carrozzina, difesa dalla ragazza dai colpi del padre. E poi ancora risse a colpi di coltello, chiudete quel bar, sigilli per la terza volta a un locale a Terni dopo l'ennesimo episodio di violenza. Pargherei per essere un giorno con Baddecchi, Aldo Cazzullo, superstar a Umbria Libri, dice Terni è un fenomeno politico da studiare. È ora di aprire le pagine di sport, lo facciamo con il Messaggero. Fere e allarme per la difesa, tra assenze e squalifiche Breda dovrà rivedere il reparto tentativo in extremis per recuperare almeno Capuano. E poi Grifo, servono i gol anche della difesa, finora è arrivato soltanto una rete dal reparto arretrato con Cancellieri, risultano appena 17 le realizzazioni della formazione di Baldini. Per la Sir sarà un dicembre di fuoco, da cisterna fino al mondiale, per Gubbio, parliamo di motori, il Fagioli, tappa decisiva del campionato super salita. Questo era il Messaggero, andiamo al Corriere dell'Umbria per le sue pagine di sport.
porta. Alla Ternana manca il blitz, ma i Silani di Caserta in casa non scherzano e con 11 punti hanno il sesto miglior rendimento. L'ultimo successo esterno della Ternana risale a 14 mesi fa. Andiamo avanti, andiamo a Perugia, Grifo fuori casa non va. Nelle ultime tre trasferte solo 2 punti a Recanati e Pineto, in mezzo il KO di Ancona. E andiamo a parlare del Gubbio, la spalla Gubbio piena di cerotti, il rossoblu contro la formazione più deludente del torneo. Colucci arriva domani al Barbetti però con tanti problemi. E poi ancora parliamo di volley di Superlega, Lorenzetti, l'inizio è sprint. Solo 9 anni fa la guida di Modena fece meglio dei 21 punti totalizzati con la Sir. Amplein con Bruno e Nagapete in squadra dopo 8 turni, ma a Perugia è iniziata la rincorsa. E poi per le arti marziali, Kung Fu Show a Perugia, oltre 500 atleti e 50 società presenti al Pala Barton, l'iniziativa che ha visto protagonisti dai bimbi di 4 anni ai veterani over 60. Questi sono solo alcuni degli spunti dalle pagine sportive. Maggiori approfondimenti nella nostra rassegna stampa delle 7:30, ovvero tra pochissimo. Vi aspettiamo.